Visto che ogni anno io compro un numero abnorme di manga, è ovvio che noti delle somiglianze tra di essi, se ce ne sono. Lo stesso discorso può essere fatto per gli anime, e nonostante non riesca a guardarne molti, riesco a trovare dei punti d'incontro tra questi e i miei acquisti in fumetteria. In particolare, in questo 2016, ho notato l'affluire in Italia di numerose opere cartacee o animate dal sollevante che hanno luogo in un mondo fantasy di stampo medievale. Quindi troviamo elementi comuni, tipo spade, scudi, magie, cavalieri, stregoni, sovrani, eroi, demoni, pozioni, draghi, eccetera, eccetera, eccetera. Ma specialmente in quest'anno, a questi elementi che possono essere considerati anche scontati, ne ho trovati molti che fanno sembrare un manga o una trasposizione a fumetti di un videogioco. Sono state introdotte le idee di dungeon, livelli, strumenti, abilità, parti e via discorrendo. Eccomi quindi a fare un video dove elencherò le 5 opere fantasy che mi sono piaciute di più in questo 2016. Notate bene però alcune premesse, ovvero parlerò sia di manga che di anime, e sappiate fin da subito che non ho una conoscenza a 360 gradi di ogni singola opera, poiché alcune hanno sia un anime che un manga e ovviamente anche una light novel. E visto che non conosco tutti questi aspetti di un dato racconto, vi parlerò solo di quello che ho potuto vedere con i miei occhi. Tenete anche presente che molte di queste opere di cui vi parlerò non sono ancora state concluse e con altre sono rimasto indietro. Quello che farò io quindi sarà darvi un'infarinatura di queste storie, secondo le mie impressioni e ciò che mi hanno trasmesso. Quindi non prendete troppo seriamente questo video, siamo intesi? Bene, detto ciò, possiamo partire con la quinta posizione. So che si è diffuso inizialmente come anime, almeno qui in Italia, tuttavia credo che si sia espanso leggermente di più con il manga. La storia parla di un otaku come tanti che non ha una vita sociale nel mondo normale, ma è un campione in un MMORPG dal nome molto semplice, ovvero Yggdrasil. Succede che i server di questo gioco stanno per essere chiusi definitivamente e il nostro Satoru Suzuki decide di fare il login per l'ultima volta. Tra l'altro sembra essere un gioco basato in parte sulla realtà virtuale. Comunque, a mezzanotte, momento di chiusura dei server, chiude gli occhi ripensando alle belle avventure passate nel gioco con i suoi compagni, e quando li riapre dopo pochi secondi si ritrova nel mondo di gioco con le sembianze del suo avatar, ovvero un fottuto lich con poteri magici. Wow! Per ora ho letto solo i primi 3 volumi, quindi non so se più là con la trama si scoprirà come sia stata possibile una cosa del genere. Vi basti sapere che da qui in poi questo ragazzo vivrà nel mondo di Yggdrasil, cercando di aumentare sempre di più il suo potere. È un manga che si presenta con un alone di mistero, ma dove ogni cosa sembra pensata nei minimi dettagli, e questo, inconsciamente, fa venire voglia di continuare a leggerlo. Però ragazzi, c'è veramente una cosa che non capisco. Perché all'interno di questo manga non c'è un nome normale che sia uno? Già un mondo che si chiama Yggdrasil non promette bene. Ma quando poi mi spieghi che la gilda di Satoru Suzuki, chiamato anche Momonga, si chiama Einzoalgaun, che ha sede nella tomba di Nazarick, beh, mettiamoci anche Chon Chon Blu e abbiamo fatto tombola. Vi ricordo che non ho visto l'anime, quindi questi giudizi si basano solo sul manga. Ah, e comunque non riesco a ricordare quale fosse il motivo che aveva incuriosito molte persone a comprare il primo volume, anche se mi sembra che ce ne fosse più di uno. A parte scherzi, provate a leggerlo, magari vi piace. Come prima, ho scoperto che era già stato tradotto l'anime, tuttavia c'erano davvero poche persone che ne parlavano. Credo che abbia fatto il boom con il manga però, qui in Italia siamo già al 12° volume. Il primo capitolo è quello che mi ha colpito di più fra tutti quelli delle opere che tratteremo in questa top. In pratica, viviamo in un mondo fantasy di stampo medievale dove umani e demoni sono da tempo in guerra. Il manga inizia con l'arrivo dell'eroe del mondo umano nella sala del trono del re dei demoni, il che può sembrare alquanto strano, parrebbe più la fine di una storia di questo tipo, vero? E invece no, qui si inizia così. Successivamente si scopre che il re Demoni è una fanciulla, e che fanciulla ragazzi, la quale fa un discorso complicatissimo che per capirlo mi ci è voluta un'ora, dove spiega all'eroe perché ucciderla significherebbe portare caos nel mondo degli umani, e fa capire sia a lui che a noi come questa guerra abbia migliorato le condizioni di vita di entrambe le fazioni. So che detto così sembra non avere senso, la guerra dovrebbe essere sempre portatrice di morte, sofferenza e carestie, ma fidatevi, se capite il suo ragionamento, non potete che darle ragione. A questo punto, re dei demoni, che nonostante sia una donna continuerà a essere chiamata re al maschile, e non ho capito perché, e l'eroe stringeranno un'alleanza all'oscuro di tutti, avendo come scopo finale quello di riportare prosperità per entrambe le fazioni e porre fine allo scontro. Il manga è veramente interessante, in ogni capitolo viene trattato un argomento diverso riguardante un pezzo di storia realmente esistente, romanzato e riadattato per il fumetto, ovviamente. Addirittura, alla fine di ogni capitolo, in una pagina a sé stante, viene spiegato per filo e per segno da quale parte di storia si è ispirato l'autore per scrivere tale capitolo. Si passa dal commercio alla polvere da sparo, dalle credenze popolari alla musica, e così via.
Ciò che però mi ha trattenuto dall'andare avanti col sesto volume, ma non che mi abbia convinto a smettere di leggerlo, sia chiaro, è la sua lentezza e pesantezza. Un capitolo richiede almeno 30 minuti per essere davvero compreso e i dialoghi talvolta sono veramente troppo stancanti e c'è una quasi totale assenza di ironia, che per carità può anche essere positiva come cosa, ma qui è veramente troppo bassa. Può comunque risultare interessante per alcuni, se siete particolarmente interessati alla storia, alla letteratura, all'economia e simili, compratelo, non ve ne pentirete. Come on, I'll show you the world. Oh yeah, the bells are ringing as the day begins. We're fantastic dreamers. Ragazzi, se non l'avete ancora visto, rimediate subito, questo anime è una figata sensazionale. Non avete idea delle risate che mi sono fatto nel guardarlo. Purtroppo non è stato ancora portato il manga in Italia, ma hanno annunciato una seconda stagione per gennaio dell'anno prossimo e oh mio Dio se sono impaziente. Non l'ho fatto nelle scorse posizioni, ma per questa volta vi riporterò la trama pari pari a ciò che dice Wikipedia, poiché mi sembra veramente ben sintetizzata. Morto prematuramente in maniera imbarazzante, Kazuma Sato, Hikikomori adolescente, incontra la dea Acqua, la quale gli offre la possibilità di essere reincarnato in un altro mondo con elementi MMORPG, dove potrà andare all'avventura e sconfiggere mostri. Nonostante gli vengano offerti oggetti e abilità leggendarie, Kazuma sceglie però, in seguito ad alcune provocazioni, di farsi accompagnare in questa nuova realtà proprio da Aqua, che nella città d'inizio, Axel, dimostrerà subito di essere decisamente inutile. E siccome Aqua non potrà fare ritorno nell'aldilà fino a quando Re dei Demoni non sarà sconfitto, i due formano un gruppo a cui si aggiungeranno anche la maga ossessionata dalla magia d'esplosione Megumin e il cavaliere sacro masochista Darkness. Circondato da alleati tutt'altro che validi, Kazuma lascerà perdere ben presto l'idea di sconfiggere il nemico, ma a causa delle circostanze i quattro finiranno lo stesso per imbattersi nei suoi generali. Tra tutti gli anime del 2016, questo è quello che è riuscito ad andare meglio contro i canoni e i cliché di ogni manga o anime o light novel fantasy in generale. C'è una costante presa per il culo nei confronti dello spettatore, che si aspetta uno show serio in cui tutto ha un rapporto caso-effetto stereotipato. Ma non è così! Devo farvi un esempio? Avete presente quando vi ho detto che il protagonista verrà provocato dalla dea ed è per questo motivo che deciderà di portarla con sé? Beh, dovete sapere che, e questo non è spoiler perché si trova tutto nei primi minuti del primo episodio, il protagonista è morto tentando di salvare una ragazza che stava per essere messa sotto da un camion. La dea gli spiegherà che la ragazza non era in pericolo e che quello non era un camion, ma un trattore che andava a due all'ora e che non è morto schiacciato da quest'ultimo, ma di infarto per la paura di buttarsi in mezzo di strada. Beh, sappiate che la dea, invece di consolarlo, lo prenderà sonoramente per il culo. Lo prende in giro per come è morto! Potrei stare tutto il giorno a raccontarvi altri episodi simili all'interno dell'anime, ma vi invito a scoprirli da soli andandovela a vedere. Non molti lo conoscono, ma quella fetta di pubblico che l'ha visto ha davvero apprezzato questa storia. Infatti qui in Italia è già arrivato l'anime con gli Yamato Video e successivamente è arrivata anche la light novel. La light novel! E come se non bastasse, da Luca Comics 2016 hanno messo in commercio anche il manga. Abbiamo tutto ragazzi, quasi non mi sembra vero. Ma parliamo ora della trama. In un mondo fantasy come tanti, tutte le divinità che dimorano nei cieli un giorno decidono di sigillare in parte i loro poteri divini per andare a vivere sotto stretto contatto con gli umani nella città di Orario. Da qui nascono le famiglie, ovvero gruppi ristretti di individui composti da una o più divinità e uno o più esseri umani. Questi ultimi hanno come scopo quello di andare nel dungeon a uccidere mostri e procurarsi soldi per sfamare se stessi e le divinità della loro famiglia. Ma attenzione, queste non albergano sulle case dei comuni mortali a scrocco, in quanto la loro benedizione garantisce alle persone capacità speciali che gli permettono di cacciare questi mostri. Ma che cos'è il dungeon? Il dungeon è un labirinto sotterraneo a più piani, posto al centro della città, dove gli avventurieri vanno a uccidere mostri per prendere dei cristalli lasciati dai loro cadaveri per poi scambiarli in soldi. Il termine dungeon non è scelto a caso, infatti segue le regole di un qualunque dungeon di un RPG, ovvero piani man mano più difficili, mostri che nascono di continuo, strumenti che ci possono lasciare una volta sconfitti e perfino boss ogni tot piani. È in questo ambiente che seguiremo le avventure di Belcranel, neo avventuriero di campagna trasferitosi in città che ha formato una famiglia con la dea Estia. Il fatto è che entrambi sono considerati della società degli sfigati ed è per questo che hanno deciso di vivere insieme. Una volta entrato nel dungeon però, Bel farà la
conoscenza di una bella ragazza della quale si innamorerà subito, ma lei, a differenza sua, non è una principiante di livello 1, ma una delle più forti avventuriere di tutta la città, infiniti livelli più avanti di lui. Quindi la storia racconterà di come lui cercherà di migliorarsi per raggiungere il suo livello e poterle finalmente dichiarare il suo amore. Ovvio che anche lei piano piano si infatuerà del nostro protagonista. Danmachi contiene elementi da commedia romantica, azione, avventura, suspense e in parte anche tragedia, ma è il modo in cui sono perfettamente mescolati insieme che non vi permetterà di staccare gli occhi dalle pagine o dallo schermo. Contiene veramente molti elementi accattivanti e ben utilizzati, ma ovviamente il pubblico medio si è concentrato di più su un'altra cosa, anzi due cose, che poi già dall'inizio ci viene spiegato che Esti è una dea bambina. Bambina? 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 Vabbè, a parte questo, ve lo consiglio vivamente. In mezzo a molto letame che si sta diffondendo ultimamente nel settore anime e manga, Danmachi riesce ancora a essere interessante e suscitare interesse nel pubblico. Compratelo, non ve ne pentirete. Numero 1. The Rising of the Child Hero. Uno studente universitario come tanti, in particolare Naofumi Watani, scova per caso in una biblioteca un romanzo fantasy completamente privo di contenuto all'apparenza. Dopo averlo aperto, si ritrova teletrasportato in quello che sembra essere un universo parallelo in un ambiente tipicamente medievale. Qui lui e altre tre persone vengono scelte dal sovrano per essere i quattro eroi di questo mondo, che avranno come scopo quello di sconfiggere demoni e mostri che si stanno presentando ciclicamente, salvaguardando così la pace. Ogni eroe viene scelto da una delle quattro armi leggendarie, ovvero spada, lancia, arco e scudo. Quest'ultima diventerà l'arma di Naofumi, la quale però non ha alcun potenziale di attacco e risulta quindi essere la più debole. Per questo motivo e per la sua inesperienza nei rapporti sociali, dopo soli 3 giorni l'eroe con lo scudo verrà tradito dagli altri eroi, derubato, accusato di furto e stupro e considerato dall'intero regno come criminale. A questo punto a Naofumi non resta altro che cominciare la sua avventura da solo, carico di odio e sete di vendetta nei confronti di chi l'ha tradito. Nonostante sia riuscito a farvi un'introduzione alla storia abbastanza decente, non so davvero come cominciare a raccontarvi il contenuto di questo manga. Non ci sono paroloni o aggettivi complicati utili a descriverlo, poiché mi basta dirvi che è fatto veramente bene. In questi tipi di storie si è abituati a pensare all'eroe come il figo di turno con un forte senso della giustizia e una forza sovraumana che passa le sue giornate a uccidere demoni e draghi. Beh, non è questo il caso. Il motivo per cui mi ha realmente colpito questo manga e per cui ho deciso di metterlo alla prima posizione di questa classifica è il comportamento del protagonista, assolutamente conforme a una qualunque persona normale e per nulla stereotipato. Infatti, a causa delle offese subite da quelli che reputava essere suoi amici, Naofumi si trasformerà in una persona estremamente cinica, priva di scrupoli, che farà di tutto per sopravvivere e riprendersi quella dignità che gli è stata strappata. Ogni sua azione, per quanto possa essere poco lodevole o molto egoista, è assolutamente comprensibile. Non lo so, forse è una cosa che vale solo per me, ma il modo in cui sono stati caratterizzati i personaggi è riuscito a trasmettermi qualcosa nel profondo, un'empatia che è davvero difficile trovare in un fumetto. Mi è capitato spesso di fare le capriole sul letto quando l'eroe con lo scudo riusciva a far valere le sue ragioni e di tirare un cazzotto al muro ogni volta che gli si presentava un'ingiustizia davanti. Sto girando con non poca fatica intorno ad esempi concreti, solo perché desidero davvero che possiate leggere questa avventura con i vostri occhi e capire quanto questo ragazzo lotti per un po' di giustizia. La fortuna in questo mondo è quasi assente, tutto segue una sua logica ben precisa, simile, purtroppo, a quella del nostro di mondo. I più potenti fanno di tutto per ottenere ciò che vogliono, anche con l'inganno se necessario, e negano l'evidenza se questa può portargli svantaggi. Mentre i deboli, che non possono nulla contro di essi, lottano nella speranza di far luce su alcuni fatti oscurati da chi gli è superiore. A volte si sa che non si può fare nulla per vincere e bisogna solamente subire le angherie degli altri, ma anche gli altri, a volte, si dimostrano persone con dei sentimenti, pronte ad aiutarti quando ne hai più bisogno, ma anche quando meno te lo aspetti. Vorrei sottolineare che, eccezione fatta per Maoyu, tutte le altre opere sono ambientate in mondi con caratteristiche simili a quelle di un videogioco fantasy RPG. Da un po' di tempo, infatti, molti anime e manga seguono questa scia di pensiero, chissà come mai ha fatto il botto in questo modo. Si può realmente dire che sia nato un nuovo topos nel mondo dei racconti giapponesi? Potremmo chiamarlo il topos degli RPG fantasy? Probabilmente. Beh, questa era la mia top 5 delle opere fantasy che più mi sono piaciute quest'anno, spero che vi sia piaciuta. Se ne conoscete qualcuna, scrivetemi qua sotto cosa ne pensate voi, o semplicemente ditemi se vi è piaciuto il video o se vi ho incuriosito su uno di questi racconti. Per ora, qua è tutto dal vostro Katema, ci vediamo a un prossimo video. Peace! Finalmente ho finito questa top fantasy. Cavolo, quanto ci è voluto. Aspetta un attimo.
Oh merda. Cazzo, ora come faccio? Eh no, niente. E va bene. 25 episodi? Sfida accettata. Oddio. Oddio. Come ho potuto essere così cieco finora? Facciamolo.